Veniva venduto come pesce fresco in mezza Italia attraverso la grande distribuzione, ma si trattava di prodotto surgelato trattato con una sostanza chimica a base di perossido di idrogeno, cioè acqua ossigenata, che è vietato dal Ministero della Salute. I NAS di Firenze, coordinati dalla Procura di Arezzo, hanno sequestrato ben 30 tonnellate di calamari, seppie, moscardini e polpi in due ditte di Arezzo, denunciate per frode in commercio, somministrazione di alimenti nocivi e impiego di additivi chimici non consentiti. Tre persone, i due titolari dell'azienda ittica Etruria di Arezzo e un veterinario della ASL che non avrebbe controllato. Il pesce veniva venduto alla Unicop Firenze, all'S Lunga e finiva in decine di supermercati. I NAS adesso stanno facendo accertamenti per capire se i responsabili della grande distribuzione sapevano qualcosa. Aggredito per la strada, picchiato e lasciato lì, sanguinante e claudicante, è successo la scorsa notte in via della Migliarina a Viareggio. Qualcuno con una telefonata ha avvisato il 118 dicendo: c'è una persona stesa in terra. All'arrivo dell'ambulanza inviata dalla Croce Verde di Lido di Camaiore, i sanitari hanno trovato uno straniero, un nordafricano, che era stato picchiato e aggredito. Non chiara però la dinamica dei fatti. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Nella notte tra sabato e domenica è stato incendiato il camion della cooperativa Il Cerro in zona Piagge, la Firenze, dei bordi della periferia. La cooperativa, mandata avanti da Don Alessandro Santoro e la sua squadra, si occupa di riciclaggio e raccolta di materiale ferroso. Il camion era il motore capace di dar lavoro a chi vive situazioni di disagio. Ieri la denuncia alla polizia, indagherà la Digos. Le piste vanno dall'atto vandalico alla minaccia. L'incendio ha una chiara matrice dolosa. Sono state trovate sulle fiancate scritte inneggianti il fuoco e i piromani. Un 22enne tunisino è stato arrestato dagli uomini della polizia per rapina ai danni di un marocchino. L'episodio che ha portato il giovane in carcere è avvenuto ieri sera davanti a un bar di Arezzo. Il tunisino aveva spruzzato sugli occhi del malcapitato uno spray urticante e, approfittando della conseguente diminuzione della vista, lo aveva colpito ripetutamente con dei pugni per poi infrangergli una bottiglia sul capo e facendolo cadere. L'aggressore aveva continuato ad accanirsi contro la vittima, rubandogli dalla tasca denaro contante e un telefono cellulare.